potresti aver scritto il disco dell'anno. Qua è successo un problema. Sia bella figa che il brutto cesso. Non te droga perché mo devi esplode. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Sauce. Questo è Cicoria e siamo ancora su Cicoria reagisce a. Oggi ci stiamo per sparare Kid Yugi, daje! Mastini, Sgarri, Rottweiler, Red Nose, Back in game con i miei dog sono il futurismo. Ha usato un campione famoso, raga. Caro Kid Yugi, ascoltando il pezzo Gramelot, un po' mi sono accorto che questa base riprende una parte di un campione del pezzo di Young Jeezy che si chiama Air Forces, che sta sul primo album suo, Talk Motivation 101. Se ascolto la base mi ricorda tantissimo quel pezzo, però a me quel pezzo mi piaceva e il pezzo tuo ancora di più. Quindi hai piato 100 punti perché hai piato qualcosa che a me già mi piace. Compagna sa Ryan a per da tira da polvere. Pezzi in padella. Senti, ti posso dire una cosa? Secondo me dovresti parlare di più il dialetto di Massafra, perché comunque io lo capisco e bene o male un italiano medio lo capisce ed è figo che parli usando la lingua delle parti tue. La usi, ma non la usi troppo appieno e a me mi piace quando parli invece in dialetto, è figo perché è rappresentativo del luogo da dove provieni. Stretto il cravattino, sto io overdose di Dragher, piscio oro zecchino. Kid Yugi, sai una cosa che mi è venuta in mente? La tua voce un po' mi ricorda un tipo che faceva musica di Milano che si chiama Trap God, che ha tirato fuori roba intorno al 2015-2016. Il tuo timbro di voce ricorda molto la sua, però lui ci metteva gli effetti, la tua è proprio così. Aula, questa vita è un teatro, ha scritto il disco dell'anno, My Dog. My Dog, potresti aver scritto il disco dell'anno, sicuramente te tira fuori dalla Puglia e te catapulta proprio al centro della musica italiana. Dai, vai così, vai, vai. Sto con la morte e la vita in un trisom da Sheiko Bigara. So io di Okan ci cammino a filo. Allora, amico mio, l'hai detto pure qua. Leggo da quando ero piccolo, si capisce che hai una grossa cultura a livello di, a parte che hai letto un sacco, conosci, e questo si è trasmesso pienamente nei tuoi testi, perché sono molto geniali e ti ripeto, c'è della cultura di fondo che si capisce che ti interessa, vuoi sapere. E questo fa sì che il tuo prodotto ha dei contenuti top, che vengono espressi in maniera top quality. Bravo! Dicono spacchi ma non ti capisco, non ho mai chiesto però che capissero, mi sento solo. Oh, è full dei contenuti sta strofa, cioè veramente, sei veramente bravo e ogni barra c'ha diversi sensi. Quando tu dici la gente mi ferma e mi dice sei bravo ma non te capisco e te credo perché comunque qua ci vuole una mente allenata, cioè ogni concetto è pieno di contenuti e ci serve qualcuno che è abituato a capire le cose. Certo, se tutti quanti si sentano alla trap con contenuti de legno, è ovvio che quando qualcuno gli presenta l'oro non lo capiscono. Però sì, c'è sta qualcuno che te capisce, non te sentì solo. E non te droga perché mo devi esplode, che hai dimostrato che sei capace. Mi disgusti quando vengo, ma mi manchi se non torni. Tu hai solo quella faccia, io invece ho Bomba! mille. Allora io non lo so quanti anni hai, però fai veramente cioè proponi delle idee che sono veramente dei pensieri da adulto, sei molto più maturo dell'età che hai e questo traspare completamente nei tuoi testi. Mi piace una cifra quando sei introverso, ossia parli di te stesso e delle sensazioni che provi quando
quando ti interfacci con l'altro sesso o comunque parli di quello che provi, spacca, spacca. Secondo me la musica per te è una sorta di psicologo, e te, cioè il fatto che esternizzi quello che c'hai dentro spacca, perché si legge che sei sincero e c'hai pure un sacco di spirito d'autocritica verso te stesso. Se prende fuoco la pellicola, ma come sei piccolo tu, fai una vampata solo tu. Figo il pezzo, il ritornello è molto figo, che è campionato dai film, si sposa bene, le voci sono completamente a tempo con il pezzo e fanno il loro lavoro a pieno. I martiri col cuore ghiacciato e nonostante ciò ci batti, sono pieno di rimpianti. Allora, secondo me tu sei la testimonianza assoluta che una persona che ha tanta cultura riesce a utilizzare l'italiano a pieno per quanto riguarda il fare le rime. Per esempio, su sta strofa non hai usato nessun vocabolo internazionale, inglese, eccetera, eccetera, e hai usato dei vocaboli italiani un po' più, diciamo, da adulto o studiati. Questo è la testimonianza che comunque, anche usando solamente l'italiano, spacca il rap. C'è poco da fa. Sorriso, tatuami le lacrime. Le emozioni che mi muovono io non le ho mai provate. Ancora complimenti per il campionamento dei film sul ritornello. Sto pezzo risulta essere una cifra hip hop. Bravo. Allora ragazzi, l'ultimo pezzo che ci stiamo per ascoltare è una bella combo, ossia il produttore è sempre Night Skinny, la traccia si chiama Players Club 23 ed è una bella combo di tutte le nuove promesse che sono appena uscite. Il pezzo è uscito 3 settimane fa e secondo me vale veramente la pena di spararselo. Mi sento responsabile, il culo di sta bitch è come pongo malleabile. Allora, intanto complimenti a Night Skinny per l'idea del video, perché sicuramente so che è opera sua questa. Allora, diciamo, l'immaginario è un po' tipo basement o vecchio freestyle come si usava ai tempi, però come abbiamo detto ha preso la creme della creme della nuova generazione appena uscita. La cosa che a me ha gasato una cifra è che tutti quanti sanno il pezzo dell'altro, di conseguenza gli fanno le doppie. È una cosa, una cifra figa questa. Cioè, il video rende bene l'idea de Cypher, quello che all'epoca si diceva quando più freestyler si univano e c'era sta cosa di contribuì ognuno con la propria strofa. Spacca l'idea e spacca come è rappresentato. Qui pure si sente una cifra odore dei pop. Bravi. Non esco più coi cessi ora, sono belle fighe, porto l'America in it. Arti, te posso dire una cosa. L'uomo vero si riconosce quando non fa distinzione ma cattura tutto, ok? Sia la bella figa che il brutto cesso, perché non ci vuole niente a scopasse la bella figa. Invece sei un uomo se dimostri che sei aperto pure al brutto cesso. Oh, se no è razzismo, Diverso, cammino in fezzo splat, rapper mi faceva idissimo, prepara le crepe. Chilo di fumo a casa di non, salivo per dargli un bacio e scendevo con due panette. Io so de parte, purtroppo qua il meglio è Papa B, cioè non ci so cazzi. A me è il mio preferito e quello che secondo me spacca di più. Poi vi dico poi la classifica, però per adesso è lui in top position. Sla 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 le vengo dentro perché il padre che avvocato è fattura. Dalla baia, portati il vocio vileda, se sto con la squadra nel place che si eccita la tua. Madonna, il Mario è un grande, oh. Big Splow tutta la vita, oh. Padre dei movimenti, prendo un chilo, me ne prendo cura. 2 metri di realness, sono fierle. Allora, qua è successo un problema. Kid Yugi ha buttato giù dall'apice il mio preferito, Papa V. Quindi è Kid Yugi primo, Papa V, Arti 5, Nerissima Serpe, a pari merito
con Mario Big Blau, e poi di seguito gli ultimi due. Comunque un pezzone questo, regà. Questo è veramente figo di pezzo. Il video pure, 110 lode vedo. Se questa è la nuova scuola, ben venga, da paura.